casa, dolce casa, non vedevo l'ora di tornare. Sei contento il nostro Dieghino a casa? Ma Diego! Sorpresa! Diego a casa! 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 Dieghino! Dieghino, Dieghino! Oh, gira del trenino se giri! Vabbè, non c'è dai, bisogno di fare questo casino. Vabbè, ora siamo contenti che ma sei arrivata. Giada, hai costruito. No, Stefano ha costruito il dottore. Non si dice costrinto. Costretto. Costretto. Ma... oh, un ciaciaro come me che deve. Costretto. Che deve. Dai, dai. No, non ho costretto nessuno. Ecco. Dai, ragazzi, non mi posso manco mettere le scarpe. Diciamocelo, neanche i dottori bello sopportavano più. Dieguccio. Ma ti stanno i pantaloni? Oh, sono stretti, io ho tirati su, urlava. Oh, fermo, mi fai male così però. Dai, dai, lasciamolo stare. Dove, Giada, vado a chiudere il frigo. No, ma dove lo mettiamo adesso? Dove lo mettiamo adesso, Diego? Perché, non si può alzare? Sì, no, cioè, sì, si può alzare, però è ancora un po'... Ma se mi sono alzato la prima volta oggi, da non so appunto, tempo. Se ci gira la testa... Oggi? Già. Sei caduto. È caduto. No, no, non è caduto. No, non è caduto. Ma dove lo... stavo per cadere, però. Oh, dove lo mettiamo? In camera di Stefano. Ma che sei matto? Oddio. Vabbè, dai, mettiamolo giù. No, dai, sembra che stai giù in cantina dove? Poi. Giù. Poverino. In camera mia? Vabbè, in dai, mo camera mettiamo... mia. Oh, mo mettilo là nell'angolo, va. Ma poverino, nell'angolo. Vabbè, dove lo metti? Non lo so, mettilo dove vuoi. Ma guarda che so camminare con le rotelle. Guarda, basta che giro le ruote che cammino da solo. Adesso tesoro mio, prendi le tue belle stampelline. No, mi devi dare una mano. Ho capito che ti do una mano, va bene. Ma però... mi devi dare una mano. Ok, te ne do anche due di mani. Però prendiamo le tue. Prendiamo, va bene così. Prendiamo, sì, prendiamo. No, mi devi alzare tu. Ho capito, se va bene. Se non ci riesci chiamo Stefano, okay. O Riccardo. Va bene, però la tua sedia la lasciamo qua perché nell'ascensore non ci va. Andiamo so a cambiarci. Anche io non ci va. Ecco, no, andiamo a cambiare. Devo fare? Adesso andiamo a cambiarci, poi ci pensiamo cosa ti devo fare, perché ti dovrei fare tutto, anche una doccia ti dovrei lavare. Puzzo come, non so, un caprone mi sembri, dai, ti lavo io, dai. Ti lavo io. Pucci, ti lavo io, dai. Ti lavo il culettino. Ah, c'è una sete, mamma mia, appoggio un attimo qua, poi le porto su a lavare e vado a bermi un goccino di acqua. Ho lasciato il telefono dove? Ah, sul tavolo. Lo. Ma che puzza. Vado a sentire se sono io. No, non sono io. Ma che puzza che c'è qua, mamma mia. Oh, Ricca, che mi mandi quella foto? Oh, ma che ti sei cagata addosso? Mi stai prendendo in giro? No. La senti che c'è questa puzza però? Certo che la sento, c'è un naso libero. Anche io, stavo cercando il mio telefono, ho sentito sta puzza. Perché ti segue. Ma fa... Sono io? È scureggiato? Annusa. No. Annusa! No, non puzza! Mi sono annusato! Annusa. Putti, sei annusato. Amicone, annusa. No, non puzzi. E allora, fammi però sentire, potresti... Dai. No. Ma comunque, avresti potuto farla prima e... che foto. La puzza... La foto di Nicole. La foto della puzza? La foto... Come fai a fare la foto a una puzza? Vabbè, dai. Vabbè, comunque... Ma... Oh. No. Oddio, che puzza! Che puzza! Ma di chi sono? Ma c'era Diego. Dov'è Diego in tutto questo? Oh. È sparito Diego? C'è Diego! È sparito Diego, ma ci stanno le mutande di Diego. Questo è. Che schifo! Certo, sei i mutanti che dell'ospedale! Mamma mia! Ma... Il vomitino mi viene! Madonna, ma che puzza! Ma che puzza, Giada! Oh, Giada! Ma insomma, che puzza! Cosa c'è? Che urlate, Giada, stavo lavando Diego! Stavi lavando Diego? Certo, perché è da un po' di giorni che non si lava. Mi spieghi quelle mutande lì? Ah,
eccole dove sono. Puzzano. Lo so. Mi viene il vomitino. Lo so, è che allora le stavo portando giù a lavare, solo che avevo sete. Sono prima. Giù. Si lavano sulle mutande, c'è la lavatrice. No, perché io ero in camera, stavo portandole ma giù a lavare. Ma che schifo, le hai tenute con le mani? E con cosa? È mio marito. E vabbè, lo so che puzzano un pochettino, ma vabbè, me le porti su a lavare. Stai scherzando? Vabbè, vero? Dai, devo te le porti su. Dai, ma che fratello sei? Sono le mutande di Diego. Le butto direttamente, le prendo con i guanti, con le pinze. Un poco puzzolenti, però vabbè, lo so, puzzano. Vabbè, dai, le porto io su. Infatti, prendile, prendile che puzzano. Ora ti metti qua, buono, buono, che io devo secondo andare. Secondo te mi muovo? No, non ti muovi, però. Mi devi fare sti cosi, Va bene, però io devo anche andare a cucinare adesso. Ma Nicole, Melissa, sono Leonardo, dei suoi amici, sono un attimo dei suoi amici, Leonardo. Ma voglio vedere. Non è adesso arrivano. Mattias, Matilde? Stanno dormendo con Fede. E Federica? Sta dormendo con i Mattias e Matilde. Ah. Ma io voglio vedere tutti. Vabbè, dai, adesso stai qui buono e io vado a prepararti la minestrina. Minestrina. Ancora? Cosa ha detto, dottore? Ma mi devi fare pure la pomodoro. Sì, adesso te la faccio. Ah, sei arrivata. Oh, Fede, ma ti sei svegliata? Ma che c'è? Che c'è? Perché c'è la carrozzina di Diego? L'hai fatto spaventare perché c'è Diego a casa. Come c'è Diego? Sì, è su, l'ho messo su, l'ho cambiato, l'ho ma lavato. Ma io non ho sentito niente. E vabbè, stavi dormendo, non ti ho voluto neanche disturbare. Mamma mia, l'ho lavato, puzzava. Mamma mia. Giada! Arrivo, tesoro! No. Vieni! Vado, arrivo subito. Porto giù i bambini allora io, Sì, sì. Dimmi. Sono sete. Ma potevi dirmelo che ero già giù? Mi dicevi... mi è venuto adesso. Ho capito. E allora perché mi hai chiamato, Giada? È perché mi è venuto adesso sete. Cioè tu mi chiami prima e poi pensi a cosa mi devi dire? Vabbè, Giada, portami da bere, non me lo potevi dire. Arrivo. Ah, ok. Ho sete. Con l'acqua. Dammela. Ok, top. Ah, tagliamo le zucchine. Io mi sento un po' pesentita oggi, mamma mia. Stasera minestra, va bene? Ah, per me va benissimo. Ok. Giada! Ancora? Vuoi che faccio io? Dimmi! Vieni! Arrivo! Le medicine! Ah, ok. Per favore, gliele puoi dare tu le medicine? Che vado avanti. E dove sono? Sono... Oddio, dove sono le medicine? Saranno nella calzina. Sì, dai. Ciao Diego, bentornato a casa comunque. Sono venuta io a darti le medicine perché Giada sta preparando da mangiare. Ma senza acqua come la prendo io la medicina? Comunque grazie Federica. Vado a prendere l'acqua, arrivo Diego. Vuole l'acqua? Cioè, deve bere l'acqua, in senso, con le medicine. Vado io, dai. Ah, vuoi te? Sì, dai, se no su e giù tu arrivi. Grazie. Ecco l'acqua. Ah, grazie Fede. Ah, no, Giada. Ci alterniamo, no? Ma devo prendere, devo fare la puntura. Dopo la fai la puntura. Mi fai pelare le zucchine? Ok. Ok, mi hai sfatta l'acqua e niente. Giada! Ancora! Mi è caduto il telecomando! Oh signor, arrivo! Col tuo telecomando! Grazie Giada, sei gentilissima! Sì. Ti amo tanto! Anche io! Dai, ma che se magna? Giada! Oh, ma come urla? Oh, è tornato! Giada! Muoviti! Ma che... Mi prude il piede! Mi prude il piede? Non ci credo. Oh, dai, Giada, vado io. Mi prude il piede! Sto arrivando, un attimo! Meno male che te sei lavato, perché se i tuoi piedi puzzavano come puzzavano le tue mutande, addio, Mi devono fare la puntura. La puntura, e dopo te la faccio tu! Io. Ciao. Sta a posto? Sì. In ordine? Ok, posso andare? Dovrei togliere le cerette qui. Sì, ho capito, ma fa cucina Giada, vado, dai, ci vediamo dopo, dai, ciao. Ok, va bene. Io ci ho grattato il piede, state chiacchierando,
Sì, ho messo sulla pentola. Ma comunque. Comunque. Stavo dicendo quella cosa lì. E vabbè, niente. Okay. Giada! Il telecomando mi è ricaduto! Devi venirmelo a riportare perché devo cambiare! Perché stasera c'è. Il film di Fast and Furious. Non sto scherzando, no, non è vero, però c'è un film. Devo mettere Netflix. Mi serve il telecomando. Vado io. Che viene? Vado io. Qua è grazie, il sei molto desile. A posto? Tutto a posto? È in ordine? Sì, ecco, sì. Non te muovere. Ok, grazie. Come faccio a muovermi? Prendi, non te muovere. L'ho fatto già. Giada! La puntura mi fa male la schiena. Quando mi faceva male la schiena mi facevano sempre la puntura. Quindi me lo devi fare subito. Oh Giada, la faccio io. Vado indietro, guarda. La puntura! Arrivo un attimo. Ma insomma, ma che fretta che c'ha. Tanto non te puoi muovere. Ma mi fa male la schiena? Arrivo. Oh, eccomi. Oh, Stefano. Oh, che vuoi? Guarda qua. Oddio. Aiuto. Oh, ospedale, voglio tornare all'ospedale. Aiuto. Stai fermo, non te muovere. No. Giada, no. No, non so Giada. Giada. No, Giada è giù, non Giada. Federica. Ma che Federica, io fai vedere. Vada, aspetta. Riccardo. Ammetti, dai. No. Il mio culo. Va bene, dai. No! Dai, faccio piano! No! Ho caldo! Uno! Ho caldo! Sudo! Uno! Uno! No! Oh, che puzza! Oh, hai mollato! Oh, hai mollato! C'è la mia faccia là vicino, mi hai fatto biondo! Sei già biondo! Mi hai fatto biondo platino! E sei matto! Aria. Oh, e basta, fa la puntura, ma faccio zaggete! No, è la paura! È la paura! Dai! Mo te lascio così, No, ti prego! E allora fammi fare la puntura! Dai, mi messo così! Tu pensa che è una cosa bella! Per me è la prima volta che faccio una puntura! Oddio! Oddio, mo mi infilza! Mi infilzi! Uno, oddio. Due e... Dai Stefano. Oh, ma vai fa? Sì. Ok. No, uno, due e tre. Ah!